Salve a tutti, lettrici e lettori, e benvenuti ad un nuovo video di Leggendosi Cresce Libri. Come avete letto dal titolo, oggi farò il book haul di gennaio, vale a dire che vi mostrerò tutti i libri acquistati o regalati in questo mese. Partiamo subito con i libri acquistati. Sarum di Edward Rutherford, edito Mondadori. E l'ho pagato 1 euro nel mercatino dell'usato. È un bel morlocco di 1000 pagine, non vedo l'ora di leggerlo. Anche questo ho pagato 1 euro, e sempre allo stesso mercatino. L'anime morte di Nikolai Gogol, edito dalla Mondadori, però in una versione da edicola. Poi abbiamo Angeli e Demoni e Il simbolo perduto di Dan Brown, quindi il primo caso e il terzo caso di Robert Langdon. Mi manca Inferno e poi potrò leggere tutta la saga. Infine, gli ultimi due libri che ho acquistato sono West Texas Kill di Johnny D. Boggs, dell'editoriale Cosmo, il primo romanzo di una collana di romanzi western. Gli altri tre ce li ho già e prima o poi inizierò a leggerli e vi farò una recensione, ovviamente. E L'odore dell'inganno di Andrea Franco, edito da Mondadori nella collana gialla Mondadori, sempre da edicola. E inoltre in questo libro è presente anche un racconto, Il mare liquido di Mille Gorini. Ebbene, i libri che ho acquistato sono finiti e passiamo ai libri che mi hanno regalato. Abbiamo Storia di neve di Mauro Corona, edito da Mondadori nella collana Bestsellers. È un bel malloppone anche questo, circa 800 pagine, e mi ispira molto. Inoltre, mi hanno regalato anche La ragazza che giocava con il fuoco di Stieg Larsson, della saga Millennium, questo qua è il secondo libro. E mi mancano il primo, il terzo e il quarto, e poi penso che ne faranno altri, però nel frattempo cercherò di comprare gli altri. Poi abbiamo Ditore del Vels di Ken Follett, edito da Bastei Lübbe. E questo romanzo mi è stato regalato dalla mia ragazza. Guardate che mattone, giustamente, che Follett. E mentre un altro regalo fatto però da mia cugina che abita in Germania è Trudy Canavan di Magie der Tausend Welten di Begabte, un audiolibro. Infatti ci sono presenti 3 CD da ascoltare in tedesco, spero di capirci. Abbiamo un altro romanzo regalato dalla mia ragazza, che è Told the Hound di Steven Erikson, l'ottavo libro della saga del libro Malazan dei Caduti, o in inglese The Malazan Book of the Fallen. E non vedo l'ora di prendere anche gli altri, in inglese o in italiano, perché dicono che sia uno dei migliori autori di fantasy esistenti, o anche tra quelli già morti. Infatti è stato paragonato anche al Tolkien. Altri due libri regalati da mia cugina sono The Beast Mind Thought di Claire Kendall, della List, sempre in tedesco, e City of Bones di Cassandra Clare, il primo di una saga, della saga Shadowhunters, questo in inglese. Credo che riuscire a reperire gli altri sarà un po' impossibile perché sono troppi, però ci proverò. Altri due libri regalati da mia cugina, che mi ha fatto un sacco di regali mia cugina. Sono Mein böses Herz di Wolf Dorn, quindi Il mio cuore cattivo in italiano, e un fantasy, Skaldagri Pleasant, Der Gentleman Meet the Feuerland di Derek Landy, il primo di una saga di 9 libri se non sbaglio. Infatti se andiamo a vedere sul fondo ci mostra tutti gli altri libri. Infatti, questi qua. E questo dovrebbe essere l'ottavo. O il nono, non so. Penso sia il nono. Ultimi due libri regalati e poi ho concluso questo book haul. Sono Diesel Summer di Stefan Bachmann della Diogenes, qualcosa del genere. E sempre regalato da mia cugina. Das Märchen, das Geschichtenfängt e della Heine di Victoria Schwab, sì. Indovinate? Regalo alla mia cugina.
E niente, abbiamo concluso questo book haul. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel qual caso lasciate un like, commentate e iscrivetevi e condividete su altri social network. Inoltre una pagina Facebook in cui scriverò ogni tanto qualche post e condividerò i miei video. Vi lascio il link in descrizione e nel caso vogliate lasciare un mi piace alla pagina Facebook. E io vi saluto. Da Leggendo si cresce i libri è tutto, a un prossimo video. Ciao!